Centro Storico di Firenze, un cordiale saluto in questo sabato di fine maggio per la 40ª edizione della 100 km del Passatore, corsa podistica, appuntamento tradizionale che coincide ancora con l'assegnazione dei titoli nazionali di specialità. Abbiamo al via ovviamente i migliori specialisti della distanza, non prima di aver salutato questi atleti in handbike, i cosiddetti diversamente abili che precedono e dunque fanno da apripista ai 2000 e oltre mattacchioni che si sono iscritti a questa prova di 100 km con partenza da Via del Calzaiuoli di Firenze per arrivare poi a piazza centrale di Faenza. Tanta gente un po' incuriosita che come sempre fa da coreografia e da contorno ai nostri campioni. Giorgio Calcaterra, il 6 volte vincitore di questa edizione, campione del mondo della specialità, terzo titolo ottenuto proprio qualche settimana prima a Seregno, e quest'anno anche il sindaco Renzi, il rottamatore, che viene a dare il suo saluto ai podisti prima di partire. Farà ovviamente, darà lui lo sparo d'inizio della gara. Abbiamo visto anche Paola Sanna e Monica Carlin, le migliori iscritte di questa competizione. Monica Carlin già vincitrice di questa gara. Dunque, la partenza avviene alle 3 del pomeriggio di sabato, come vedete, tra due ali di folla festante che esorcizza anche la paura di qualcuno, di qualche esordiente, di non potercela fare ad arrivare alla meta. Insomma, un applauso che sicuramente è da stimolo, è sicuramente un modo anche per spingere in là quando la fatica si fa sentire. Applausi che si sentiranno anche lungo il percorso, un percorso ormai collaudato che fa parte della storia, un percorso che è tale dagli anni 70. Si parte da Firenze e si sale verso Fiesole, ci si dirige verso il Mugello, dunque Borgo San Lorenzo è il comune molto esteso che viene attraversato da questa gara e che porta gli atleti al passo della colla a 900 metri di quota per entrare poi, diciamo così, nella Toscana romagnola, quella verso Marradi. Marradi è un comune che si trova al di là dello spartiacque che però di fatto è provincia di Firenze, ma che è vicino a Brisighella, che è romagnola, per poi arrivare appunto a Faenza, il piano che vede l'avvocatessa Monica Carlin di Trento, già vincitrice, dicevo, di questa manifestazione davanti a Paola Sanna Bergamasca, e su questa salita che porta appunto verso Fiesole, Firenze laggiù, che si saluta. In questo pomeriggio, dicevo, abbastanza afoso per il periodo, mentre abbiamo anche D'Innocenti, un altro dei protagonisti di questa manifestazione, o comunque che è stato certamente è stato anche maglio azzurro ai mondiali di Seregno, è arrivato 24esimo. Devo dire che ci sono anche delle sorprese, che più sorprese poi non sono più tanto, in quanto c'è Daniele Palladino, l'emiliano di Scandiano, che non è in questo gruppo di testa, che vede anche l'esordiente Pietro Colnaghi con la barba e il cappello. Esordiente, un maratoneta di discreto livello che si cimenta in questa 100 km, che è tutta un'altra cosa rispetto alla maratona, perché sono praticamente più del doppio dei chilometri. Con loro c'è anche un atleta russo che cerca di fare l'andatura, che però poi cederà il passo. Qui siamo già grosso modo in prossimità del 15esimo chilometro e si cominciano a delineare le posizioni. Un Calcaterra instancabile, davvero incredibile, che non si lascia intimorire da nessuno, se ne va affiancato da questo audace Colnaghi che approfitta del ristoro, mentre con il 10 appunto abbiamo quest'altro atleta russo che è Alexei Izmailov del club Parsex, che ha già ceduto dopo tre quarti d'ora di gara. Ci sono tra gli inseguitori anche Armuzzi, eccolo, il maratoneta che si è dato anche al duathlon per un certo periodo, Brianzolo, Comasco, Armuzzi, ci risulta.
alla prima esperienza qui, e questo invece è appunto Daniele Palladino, che ha già fatto parlare molto bene di sé l'anno scorso su questo tracciato. È stato determinante quest'anno nella spedizione azzurra di Seregno, un anello di 5 km da ripetere 20 volte, una gara molto selettiva di 100 km, che lo ha coronato certamente tra i migliori specialisti di questa dura, durissima disciplina. Sciolte le gambe delle due atlete che sono poi Carlin e Sanna, e poi immagini di colore che accompagnano insomma la fatica di questi atleti giovani e meno giovani, concentrati nel loro sforzo per raggiungere il traguardo di Faenza, che è molto molto lontano. Considerate che si sale praticamente fino al 48esimo chilometro, con una breve pausa nel tratto di Borgo San Lorenzo che si attraversa verso il 30esimo chilometro. Si scollina di fatto al 25esimo chilometro dopo essere saliti da Firenze per un buon tratto. Dunque un percorso certamente non facile, che per questi atleti ovviamente diventa un'impresa. La preparazione è necessaria ad affrontare questa distanza, ma è una distanza che è suscettibile di molti imprevisti. Vuoi le vesciche, vuoi un doloretto, vuoi un qualcosa che ti scombussola i piani, e non ce n'è. 100 km non riesci a finirli se hai qualche problema fisico, problemi fisici che non sembra lamentare questa imperscrutabile espressione di Monica Carlin, che sembra non curarsi della vicinanza di Paola Sanna, decisamente meno forte della Trentina. Eccola qua, Paola Sanna, col numero 14. E qui abbiamo invece gara maschile che propone, diciamo, le posizioni più o meno di rincalzo ai protagonisti, falcate decise, un'ora di gara e niente, nulla rispetto alla distanza da completare, ovviamente, perché sono anche tanti, dicevo, i ritiri, meno rispetto agli anni passati, quando una gara così si improvvisava. Anche la 100 km è diventata un pochino più scientifica, c'è la IUTA, che è poi l'organo riconosciuto dalla FIDAL, che di fatto si occupa di queste distanze, si occupa anche proprio della parte sì, dell'allenamento, di come pianificare una distanza di questa portata. E qui abbiamo anche un atleta di colore che si barcamena, diciamo, nelle prime posizioni di rincalzo in questo gruppone che segue di fatto l'imprendibile ormai Calcaterra, il cosiddetto marziano, che ormai è già lontano, ha già praticamente sparigliato i giochi e, come dire, annientato ogni possibile speranza di questi atleti di poterlo battere. Almeno cerca di minarli psicologicamente, ci riesce bene, perché nessuno come Calcaterra riesce a correre abbondantemente sotto ai 4 minuti a chilometro. Questa distanza incredibile che rimangono i 100 km. Izmailov paga troppo presto l'audacia e soprattutto il passo falso di seguire Giorgio Calcaterra, un autentico fenomeno di questa distanza, che ha già qui coronato 6 volte al passatore. Mai nessuno, o meglio, c'è stato chi come lui ha vinto 6 volte, ma non consecutive, questa gara, l'atleta russo che si era segnalato negli anni 90. E adesso Calcaterra, che invece passa dentro Borgo San Lorenzo, addirittura preceduto da Colnaghi, una mossa davvero coraggiosa per l'atleta lombardo, il maratoneta esordiente, che insomma vuole dare subito questa confidenza, forse un pochino come dire azzardata, su una 100 km, correre a 3:45 è davvero cosa folle. Mentre qui abbiamo il gruppo con Armuzzi, con D'Innocenti, con Izmailov, che è stato appunto raggiunto da questi inseguitori. C'è da queste parti anche Daniele Palladino, che sta praticamente correndo una gara in rimonta dopo una partenza molto accorta. D'Innocenti di nuovo, atleta romano, come esattamente è Giorgio Calcaterra, quartiere Monteverde. Tassista in aspettativa per problemi alla schiena. Si narra che i tassisti di Roma, alcuni soffrano l'impatto con i sanpietrini a forza di guidare
La macchina per le strade della capitale hanno contraccolpi alla schiena e Calcaterra è uno di questi che accusa questo tipo di problema e per questa ragione ha sospeso per un certo periodo l'attività di tassista e proprio ancora in queste settimane in cui si svolge questa gara, chiaramente ha avuto anche più tempo per prepararsi e comunque Calcaterra, come vedete, se ne va e si avvia al 40° chilometro e dunque ad affrontare la lunga salita che porta al passo della Colla, al chilometro 48. Colnaghi corre da solo, distaccato ormai di 3 minuti rispetto a Calcaterra, sembra ormai decisa questa gara, almeno per quanto riguarda le posizioni di rincalzo. Di nuovo Ismailov, che viaggia con un passo molto più tranquillo, con un passo radente, in grosso modo attorno alla sesta, settima posizione. Di Innocenti, che perde contatto con quel gruppone là, e dunque un cattivo segnale per questo atleta che già si è ritirato in passato qui al Passatore. E dunque poi l'atleta, se non sbaglio, di Capoverde. Qui abbiamo Palladino, Atletica Scandiano, di Scandiano, questo ragazzo che abbiamo già detto che è stato determinante, e il suo contributo, diciamo così, la sua posizione ottenuta ai mondiali per portare il team di italiani uomini all'oro soltanto 5 settimane prima di questo appuntamento, e la Carlin, un nuovo soliloquio per questa atleta trentina che dunque lotta contro se stessa e contro il proprio primato di percorso che detiene qui al Passatore con poco meno di 7 ore e 30 minuti e che quest'anno si decide ad attaccare con decisione. Carlin, eccola qui, che dunque accorcia un pochino le falcate in salita, Sanna è distaccata ormai di qualche minuto, dunque posizioni definite anche a livello femminile per quanto riguarda questo 40° passatore per i 40 anni di Giorgio Calcaterra, che per primo transita al passo della Colla in cima. Qui non ci siamo ancora arrivati, c'è Colnaghi che affronta con la spugna in mano questa lunga e interminabile salita, e poi Calcaterra, eccolo qui davanti. Sembra che abbia questo sogghigno, questo sorriso che voglia esorcizzare la fatica. Lassù c'è il drappello di appassionati, ciclisti, avventori, insomma, appassionati di questo appuntamento che aspettano al varco gli atleti. Eccoci qua, 3 ore e 13, siamo praticamente ai livelli del passaggio di quando Calcaterra ottenne il record del percorso, ben al di sotto delle 6 ore e 30 minuti per correre 100 km, e qui il passaggio dunque in solitaria di Calcaterra per il settimo anno consecutivo, passo della Colla, 913 metri di altitudine. Eccolo qua, Colnaghi staccato di circa 5 minuti, e qui comincia la discesa. Mancano 52 km al traguardo. 52 km sono una maratona più altri 10 km, e qui il passaggio di Monica Carlin in 3 ore e 43. Eccola qua. E poi adesso quindi scendiamo verso Marradi, che si trova più o meno al 65° chilometro. Si affronta una lunga parte sulle montagne, su questa strada che corre appunto nelle campagne, nel verde, in discesa. Il sole che già fa capolino, ma che non irradia più, diciamo, questa parte di strada, in quanto essendo sul costone della montagna, la montagna è a ovest, e a questo punto sono già le 6 del pomeriggio, le 7 di sera si può dire, dunque il sole è già calato. Siamo a fine maggio, l'ultimo sabato di maggio del 2012, per questa competizione che va in scena dopo il campionato del mondo di specialità che è andato in scena a Serenio e che ha visto Giorgio Calcaterra laurearsi per la terza volta campione del mondo, e lo vedo di nuovo qui per la settima volta consecutiva provare a non fallire questi 100 km che corre con un ritmo assolutamente insostenibile per ogni altro atleta, un vantaggio ormai incolmabile, quello di Calcaterra su Colnaghi, incurante della concorrenza. Ci ha provato Ismailov, ci hanno provato in molti anche negli anni passati a contrastarlo, ci provò l'anno scorso
Alberico Di Cecco al rientro da un periodo di squalifica per doping, Di Cecco che ottenne la seconda piazza con un tempo molto buono, addirittura record mondiale esordienti. Quest'anno Di Cecco non c'è, ha corso il campionato del mondo. Calcaterra è a questo punto il più longevo dal punto di vista qualitativo centochilometrista o centista, se preferite, italiano, anche se va ricordato che il primato della distanza lo detiene Mario Ardemagni, un fantino della Brianza, con 6 ore e 18 minuti. Si passa a Marradi, eccolo qui, dunque questa discesa decisa di Calcaterra, è staccato di circa 7 minuti, 8 minuti, passa di nuovo Colnaghi, sempre secondo, che si gira per verificare l'entità dei distacchi, che sono veramente molto molto ampi in questa fase di gara. 65esimo chilometro, abbiamo in questo caso invece questo atleta che si chiama Spencer Forsters Varela, dicevo di Capoverde, esordiente qui al passatore su queste strade tra la Toscana e la Romagna, perché Faenza è già Romagna, e con il 6 abbiamo invece Marco Boffo del Brema Running Team, altro ormai veterano di questa distanza, azzurro, che ha composto pure lui la squadra e ha fatto parte della squadra di italiani della spedizione di Seregno, è arrivato 25esimo alle spalle degli innocenti a Seregno questo atleta, Marco Boffo, e qui il punto di confine che porta dalla Toscana alla Romagna, e dunque si affrontano gli ultimi 23-24 chilometri all'imbrunire, almeno per quanto riguarda i primatori, i protagonisti, gli atleti più veloci. Quelli più lenti invece impiegheranno anche tutta la notte per raggiungere Faenza, gli ultimi addirittura tagliano il traguardo a domenica mattina alle 9, alle 10 del mattino. Qui abbiamo, ecco, un sorridente, un sorriso che proprio davvero smonta e toglie ogni spunto di cronaca, perché diventa incommentabile. Sorridere così al 75esimo chilometro, per Calcaterra non ci sono commenti, si commenta da solo. Calcaterra in questa ennesima impresa di 100 chilometri che va a così a impreziosire e soprattutto va a scolpire nel suo lungo, lunghissimo curriculum di gare, maratoneta instancabile che ha corso più di 100 volte, e poi il passaggio alle 100 chilometri con dei traguardi, delle tappe su distanze spurie come il giro del lago di Trasimeno, distanze tra i 60 e i 70 km, e poi, come detto, l'arrivo alla 100 km, 5 ore di corsa, dunque rimane un'ora e mezza circa. Il passatore, eccolo qui, il simbolo di questa competizione. Per brevità e per questioni di tempi televisivi siamo costretti ad arrivare dunque al 90esimo chilometro e passa quasi all'ingresso di Faenza, per riproporvi la stessa identica immagine, con nessun segno di cedimento per Calcaterra, che continua a correre a 4 minuti a chilometro e che dunque raggiunge per la settima volta, ebbene sì, va ripetuto, la settima volta in beata solitudine, Faenza. Faenza che lo accoglie ovviamente con grande soddisfazione, con grandi applausi. Rimane questo settimo successo e quindi Calcaterra entra nella storia del passatore come mai nessuno è riuscito a fare, e chissà chi mai riuscirà a battere Calcaterra, sia per quanto riguarda i tempi ottenuti, sia per quanto riguarda il numero di vittorie. L'anno scorso andò molto più veloce, corse in 6 ore e 23, quest'anno va ben oltre le 6 ore e 40, appunto non avendo rivali da contrastare. L'anno scorso la gara quasi si chiuse allo sprint con Di Cecco. Quest'anno invece, appunto, se la prende tra virgolette comoda Calcaterra, il tempo di salutare il pubblico che lo applaude, e Faenza è lì nel suo buio di questo sabato caldo di maggio che accoglie il proprio stacanovista delle lunghe distanze, che ha anche in questo caso scompigliato tutte le teorie scientifiche e tutte le leggi sul recupero e sulla condotta
di una gara di questa portata, per i segni laceranti anche che lascia nei muscoli, Calcaterra sembra smentirli tutti e qui, come vedete, saluta e corre sempre brillante verso il suo traguardo. 5 settimane dopo aver vinto il titolo mondiale, eccolo qui, Calcaterra che chiude in 6 ore e 44. Poco importa il tempo, quello che importa è la storia e quella e l'impresa di chiudere una gara così per la 7ª volta tra le braccia del presidente, del simbolo di questa passatore. E lasciamo a questo punto alle immagini e ai commenti dei protagonisti e al clima che si è vissuto in quella piazza quella sera di sabato a Faenza. Ho vinto il mio 7º passatore a 40 anni, la 40ª edizione. Anni fa ho avuto qualche problemino fisico, quindi adesso riesco a correre e già questa è una vittoria. In più riesco anche a vincere il passatore, quindi sono felicissimo. E veramente ringrazio tutti voi che state qui ad applaudirmi, perché non do per scontato neanche questo. Grazie mille. Te lo sei guadagnato sul campo, ma sei completamente fuori da qualsiasi canone prestabilito precedentemente. No, in realtà tenevo molto al mondiale, ma tenevo anche molto al passatore, e quindi cominciare troppo presto per preparare il mondiale voleva dire poi forse arrivare troppo stanchi per correre il passatore, e quindi ho fatto un po' una via di mezzo ed è andata bene perché ho vinto sia il mondiale che il passatore, quindi posso solo che essere felice della mia scelta. Il passatore è un evento, è stata la mia prima gara, qui sento veramente il calore della gente e preferisco questo alle gare istituzionali. Va bene, allora ti lasciamo naturalmente a Tele1 a tutte le interviste del caso, poi magari quando ti sarai rifocillato, avrai ripreso un po' più di forza, ti coinvolgeremo nuovamente. In bocca al lupo! Ed era Danny Frisoni l'intervistatore, lo speaker della manifestazione, mentre arriva dunque in seconda piazza Pietro Colnaghi, 6 ore 51 e 58, tempo di tutto rispetto per un esordiente, per questo atleta lombardo della provincia di Como, maratoneta consolidato e che insomma si gode questa piazza, questa accoglienza e anche qualche intervista così a caldo dopo 100 km di corsa. Tutto un fiato da Firenze a Faenza. Pietro Colnaghi, riesci a parlare? Sì, no, dai, riesco a parlare, dai. Un esordio buono, 6 ore e 50. Sì, stato contento, mi sono fatto male, volevo fare lì a Sereno vicino a casa, mi sono fatto male di orgoglio, sono venuto a venire qua a Piri, mi ho offerto l'iscrizione, sono venuto qua di corsa stamattina, sono contento, va bene. Bellissimo, un pubblico esagerato, lo ringraziare tutti. Grazie. Hai visto che te l'ho detto, vai in casa, per la prima volta, soddisfazione, sì, per la prima volta. Ringrazio tutti, va bene, ringrazio la mia ragazza che mi ha accompagnato fino qua e grazie a tutti. Allora c'è il presidente del consorzio Vini di Romagna Zizzani che sta per stappare una bottiglia di vino romagnolo spumante, attenzione perché c'è anche il sindaco Pirì, poi c'è Elio Ferri e l'assessore Campodoni che vi stanno di sicurezza. Davvero magistrale la prova di Daniele Palladino che dopo aver corso praticamente nelle retrovie ha chilometro dopo chilometro rimontato le posizioni arrivando addirittura terzo. Palladino, un M45 di Scandiano che chiude in 7 ore 7 minuti e 5 secondi davanti a Dmitry Siganov, atleta russo, e a Marco Boffo, quinto. Daniele Palladino da Scandiano ha fatto una grande rimonta perché i primi chilometri eri dietro. Non la conosco benissimo, ma le 100 sono da far così, non partire troppo forte perché dopo paghi pegno. Allora grazie. Ma hai pensato di ritirarsi? Ma no, ho pensato che non la voglio più fare, però dopo cambio idea. Calcaterra è così imbattibile? Calcaterra sì. Viene da Marte. Mi lascio nelle mani dei colleghi, ma la ripresa di spalle perché ti dà l'idea di quello che vede l'atleta, vede un pubblico che cresce, che aumenta di applauso di momento in momento. Presidente Ferri, dunque anche quest'anno, a dispetto della crisi che lamentano molte maratone, il passatore ha avuto un record di partenze. Certo, diciamo che anche noi
avevamo qualche timore, anche perché abbiamo fra l'altro aumentato un po' le quote, però abbiamo proposto un sistema che chi si iscriveva entro il 30 di dicembre poteva pagare una cifra più modesta rispetto all'iscrizione normale. Quando abbiamo avuto più di 1000 iscritti nel mese di dicembre abbiamo detto ma sarà questa la nostra quota. Poi e qualche preoccupazione c'era venuta perché ovviamente quest'anno avevamo messo in campo in occasione del 40° anniversario della 100 km una serie di iniziative che si pagano ovviamente anche sulla base del numero degli iscritti. Sembrano un po' banali questi ragionamenti, ma proprio per dire che noi siamo un'organizzazione fatta di volontari che opera tutto l'anno per rendere brillante, bella, gradevole, e il pubblico di questa sera in piazza ci dà l'impressione di avere centrato l'obiettivo, una gara che ha visto 700 e oltre novizi e quindi è un tentativo che si sta allargando da quelli che sono gli atleti maratoneti che ritengono di migliorare le loro performance misurandosi sulla 100 km. Davvero magistrale anche la prova di Monica Carlin che chiude a tempo di record 7 ore 35 minuti e 7 secondi, migliora se stessa di oltre 4 minuti e dunque ripaga ampiamente la delusione patita ai mondiali dove si è ritirata al 60° chilometro. Qui vediamo una Carlin ora purtroppo presa dai crampi alle gambe, ci sono però dei massaggiatori pronti a intervenire. Ecco. Sì, è andato tutto bene, non ho avuto momenti difficili durante la gara, però alla fine volevo spingere il più possibile perché sapevo che facevo il record e quindi volevo fare il tempo inferiore possibile, più basso possibile, e quindi ho avuto qualche problema poi. Stagione è iniziata male questa perché ho avuto un problema, uno strappo muscolare a gennaio fino a metà febbraio, quindi non sono riuscita bene a preparare bene i mondiali. In più c'è stata una settimana di febbre prima dei mondiali e al 60° mi sono ritirata, è stata una delusione, però anche se non avessi avuto la febbre ero consapevole che in 2 mesi un mondiale non si prepara. Invece al passatore sono arrivata carica perché gli ultimi allenamenti sono andati molto bene, non pensavo veramente di fare il record, è stata una sorpresa, sono contentissima. Ringrazio mio fratello che mi ha seguito, la mia famiglia che mi ha seguito, mia zia, mio cugino, mia mamma e il motociclista che mi ha seguito, anche i miei amici ciclisti che mi hanno dato una grossa mano, Stefano e Mirko. Oh, no.